E ciao a tutti ragazzi, bentornati anche oggi qui nel canale con il pick up a livello casetta perché sto scaricando diversi materiali. Oggi siamo qui per parlare di confini. Ebbene sì ragazzi, io e Leo oggi siamo qui perché stiamo aspettando il geometra che ci viene a mettere i confini sul nuovo pezzo di podere. Diciamo ragazzi che è una cosa importantissima questa, cioè mettere i propri confini al proprio pezzo di terra, perché innanzitutto ogni vicino così non ha diritto di rivalsa, che dice no questo pezzo è il mio, questo non va bene. Ragazzi, vi sconsiglio di mettervi d'accordo tra vicini. In quest'unico caso vi direi sentite sempre un esperto, quindi chiamate un geometra e che verrà ovviamente insieme a, credo si chiami geologo, non lo so, comunque verrà con un'attrezzatura. Questa attrezzatura è caratterizzata, come vedremo a breve, da un'antenna, come se fosse una matita molto grande, con sopra come se fosse la gomma, ma in realtà sopra ha un'antenna dove lui la va a puntare e in base a tutti quanti dei punti cardini che sono qui intorno, segnati dalle mappe, quindi mai più spostati, come faccio esempio potrebbe essere il traliccio, quel traliccio è segnato da chissà quanti anni, che ne so, faccio esempio, dagli anni 30. Lui deve paragonare quel punto del traliccio, sempre un esempio, quel punto del traliccio e lo deve poi confrontare con tutta quanta la geografia delle mappe che c'è attualmente. Aspetto il geometra e vi faccio vedere dove andrà a mettere e a posizionare i nuovi confini. Inoltre ragazzi, tanto che lo sto chiamando e tanto che lo devo pagare, gli faccio anche rimettere i confini qui con la famosissima vicina che dice che io mi sto appropriando appunto del terreno suo, quando in realtà si vede palesemente dalle mappe catastali che lei, oltre ad aver costruito a confine, si sta appropriando di un pezzo del mio terreno. Comunque non è una questione dei 50 centimetri che me frega, perché tanto io comunque sia il muro, il muretto eventuale l'avrei dovuto fare nel mio terreno, quindi dentro il mio confine, ma semplicemente sto cercando di regolarizzare appunto i confini per dire questo da questo punto è mio, da questo punto è tuo. Quindi io nella parte mia faccio come mi pare, cioè nel senso, se voglio fare un muretto lo faccio, se voglio mettere recinzione la faccio, se voglio fare l'asfalto lo faccio, cioè insomma questo è insomma per mettere tra virgolette d'accordo i vicini. Questo ragazzi si fa semplicemente per evitare discussioni. Purtroppo è già una discussione in sé se ci pensate, quella di appunto dire no questo è mio, questo è tuo, però così facendo nessuno può dire niente, perché semplicemente ho chiamato un professionista, mi ha detto questo è il tuo confine, l'ho visto dal satellite che è collegato a tutte le mappe di tutta quanta la storia, oltretutto, perché loro guardano dagli anni 30 fino ai giorni nostri, cioè ragazzi di base loro vanno a mixare le due piantine, più che mixare diciamo vanno a sovrastare, come se fosse come quando giocavamo con la carta carbone insomma e ricopiavamo da piccoli, fanno la stessa cosa e poi vanno a mettere appunto il puntale della loro antenna mettendola precisamente dritta e dicono questo è il tuo confine, questo è il tuo confine, questo è il tuo confine, mi metterà circa 5-8 paletti e dopodiché io potrò andare a fare la mia nuova recinzione per acquisire l'altra parte. Aspettiamo appunto che arrivi il geometra. Ok, come più avanti insomma, sto 5 cm. Allora, stiamo qua sopra, il tempo è uggioso e mettiamo il primo paletto. Quindi noi stiamo qua, dovremmo arrivare qua, noi stiamo qua adesso, questa cosetta che stiamo. Ok. Per cui sta circa 5-6 metri sotto. No, no, ma 60 centimetri. Quindi ti devi addentrare. Ok, ci dobbiamo un po' infrascare. L'hai trovato? Eccolo. Metto il paletto? Sì. Ecco qui ragazzi, abbiamo posizionato il primo paletto
come vedete ci abbiamo messo qualcosa rosso sopra e ora andiamo a fissare gli altri. Siamo più o meno a circa, scusate il movimento, ma siamo più o meno a una ventina di metri dal cancello, come vedete lì, e è abbastanza visibile perché c'è il tappino rosso. Adesso scendiamo e andiamo a mettere gli altri. Scesi a valle, molto difficoltoso aggiungerei. Siamo arrivati qua a piano, come vedete, del pollaio, e mettiamo subito un altro picchetto in modo tale da poi da continuare verso giù. Trovato? Come vedete, messo a valle della scarpata. Adesso stiamo andando. Sì. Guarda, tanto so 100 metri, quindi ci conviene andare al più giù, diciamo, verso i 20 metri di distanza, così. Guarda il cane che ci chiama da là, guarda. Eccolo là, è scodinzolo. Eccolo. Quello è il secondo picchetto che abbiamo messo, adesso siamo qui per mettere un altro da queste parti, poi un altro lì e un altro sulla strada. Siamo qui sopra la scarpata a livello casetta. Come vedete i paletti, eccoli lì, eccoli. E qui l'abbiamo trovato adesso, sopra la scarpatina. Ecco tutti quanti i pali in fila, è uscito anche Leo, che non doveva uscire. Adesso vi facciamo vedere come siamo in bolla. Siamo un po' fuori bolla adesso. Siamo un po' fuori bolla. Secondo me dovrebbe qua. Aspetta, mettiamo in bolla veramente. Allora, qui ci siamo. Così. Okay. Eccolo qua, vediamo. Ok, vedi. Aspetta che non si vede. Questa è la precisione, siamo ai millimetri. Non si vede con la luce. Prova a ruotarlo. Eccolo qui. Come vedete, aspetta, lo rimetto un bollo. Siamo, eccolo, adesso suona. Quando suona vuol dire che sta proprio sul punto. Adesso è sul punto esatto e noi ci abbiamo messo il picchetto, quindi è perfetto. Siamo a livello strada, mettiamo l'ultimo picchetto. Sì, va bene là, così almeno non diamo fastidio a nessuno col paletto. Adesso ci arrampichiamo un pochino e mettiamo l'ultimo picchetto. Perfetto. Ragazzi, eccoci qua. Andrea, il geometra, come avete visto, è venuto, ha messo i picchetti e ora vi faccio vedere pure dove l'ha messi. Sono venuto oggi perché ho, appunto, chi ha visto le storie su Instagram, dato un po' una tagliata all'erba per far vedere a tutti, appunto, dove effettivamente sono i confini del nuovo pezzo di terra. Quindi ragazzi, andiamo a vedere esattamente quali sono i nuovi confini del podere. Ed eccoci qua ragazzi, sono sulla parte nuova del podere. Sono andato a tagliare con il decespugliatore tutta quanta la striscia verticale per mettere in luce, appunto, i nuovi confini, in modo tale, raga, che io posso orientarmi sia dove devo tagliare, che non si vede, come vedete, nulla, e sia dove effettuare, appunto, la nuova recinzione. Per nuova recinzione, ragazzi, ovviamente intendo la parte più a sinistra che ci sta. Non conto però di andare a togliere la rete centrale per vari motivi, poi ve lo spiegherò ovviamente nel corso dei video che farò qui a podere. Scusate il controluce ragazzi, scusate, ma sapete che io ogni volta che inizio a registrare arriva il vicino e accende il trattore, che devo fare? O mi vede e mo fa apposta, oppure non lo so. Comunque a me non dà fastidio, però adesso vi faccio vedere appunto i nuovi confini. Eccoli qua ragazzi, sono andato appunto a mettere i paletti con Andrea, il geometra. Vi zoomo un pochetto così riuscite a vederli. E oggi sono appunto andato a tagliare tutta quanta la riga qui. Vieni qua. Scusate raga, ma ci sono i cinghiali, stanno proprio là. Se non so se si vedono lì dentro, stanno proprio sotto, e lei è partito di corsa.
Guardate come si mette fiero seduto. Contro i cinghiali, raga, sto cane è fantastico. E come vi dicevo, appunto, ecco qua il podere dove finiva ed ecco qua adesso dove finisce, dove sta Leo. Ragazzi, sono circa 25 metri di larghezza in più. Questo vuol dire che riuscirò, come si vede anche, anzi ve lo faccio vedere anche in preview, vedete da qui la strada che va verso la casetta sarà spostata di qualche metro più in giù, adesso l'ho fatta soltanto per arrivare fin qui, e l'altra parte invece che punterà al di sotto delle cisterne, quindi che andrà in salita così. Questa poi sarà un domani la mia strada che mi porterà a rendere il podere comunicante. Ragazzi, ci tengo a dire che Andrea, il geometra, mi era venuto anche 2 anni fa per mettere i confini qui al podere come era prima. L'ho richiamato semplicemente, raga, perché è un professionista, come avete visto è venuto con l'attrezzatura adatta, e io in questi casi, come nel caso del pozzo che ho fatto giù a podere, vi consiglio di chiamare sempre dei professionisti, anche se sono leggermente costosi rispetto al mettersi d'accordo col vicino, però sicuramente non avrete problemi di sorta alcuna, perché lui viene con la sua antennina, vi poggia l'antennina, vi mette il confine dove precisamente cade. Quindi vi ripeto, vi torno a dire, vi consiglio di chiamare un professionista quando dovete fare questo genere di lavori. Inoltre, ragazzi, ci tengo a sponsorizzare Andrea, è stato veramente professionale, bravo, è venuto subito, appena l'ho chiamato non ha avuto un minimo di problema. Quindi se avete bisogno di un geometra per mettere i confini, scrivete qua sotto in descrizione e vi recapito appunto il suo numero, vi do il numero così potete contattarlo se siete qua nella provincia di Roma, e lui sicuramente potrà aiutarvi per tanti tipi di pratiche, quindi se vi serve scrivetelo qua sotto. E ragazzi, che cosa dire, ci sta pure Leo come sempre, avete visto come fa bene la guardia. Io, ragazzi, in questo video vi ho voluto far vedere appunto come ci si deve comportare appena si compra un terreno, quindi chiamare un geometra, farlo venire, verrà appunto con quell'antenna che avete visto Andrea appunto lavorare, dopodiché vi fisserà, scusate, 4-5 paletti come ha fatto con me, in modo tale che voi riusciate a capire sempre quali sono i vostri confini. Vi consiglio, anche una volta fatta la recinzione, di non togliere questi paletti, perché regà, l'avete pagati. Il posizionamento di questi paletti è inequivocabile, vuol dire che nessuno può dire niente riguardo a se fate una recinzione qui lungo la linea dei vostri pali, nessuno può appellarsi a niente, perché voi gli sbattete in faccia la fattura e gli dite: questa qui è la fattura del mio geometra, se hai qualche problema chiama il tuo geometra e si confronta col mio, voi avete la coscienza a posto. Il video termina qui. Leo, come vedete, è sempre a caccia dei cinghiali. Vi consiglio sempre di non farlo mai partire il cane verso i cinghiali, perché se c'è una mamma dei cinghiali con i piccoli, il cane fa una finaccia, ve lo assicuro proprio. Ne ho visti diversi dei video dei cani, insomma, che fanno una brutta fine, quindi salvaguardate un pochetto i vostri animali. Niente, ragazzi, la chiudo qui, un saluto a tutti e alla prossima, anche da Leo che mi monta sopra, ciao!